io partirei da un dato. In queste ore abbiamo tutti visto il film di Sorrentino, La grande bellezza, e che parla di una Roma decadente, un artista napoletano come Servillo, casertano. Io credo che la grande bellezza sia la Campania, con le sue coste. E ricordiamo un dato, che gli uomini di cultura, i grandi della terra, hanno sempre affermato che non si è visto il mondo se non si riesce a vivere la nostra costa, a partire dalla Baia Domizia, dal Domiziano con la Regge di Carditello, la Regge di Caserta, a finire col Golfo di Policastro. E credo che abbiamo queste grandi bellezze, veramente la Campania può essere oggetto di un film, ma un film che tutti quelli che non lo hanno ancora visto credo che non potranno mai dire di conoscere il mondo. E credo che oggi, con la individuazione dei primi distretti turistici di una costa di 520 chilometri come quelle della Campania, con iniziative tra il pubblico e il privato, in questo caso il privato, che propongono di poter utilizzare e cogliere l'occasione di una legge nazionale, la 106, per potersi organizzare sia ai fini delle semplificazioni delle procedure, burocrazia zero, a quelle finanziarie, con la semplificazione dei tempi e delle procedure. E noi abbiamo colto, e questa mattina iniziamo a lavorare dalle coste per poter iniziare poi ad integrare quelle grandi potenzialità che abbiamo nelle zone interne, tante ricche di monumenti, zone archeologiche, paesaggistiche, e credo che oggi è il primo punto di una politica integrata, di una politica che parte dal basso, dal partenariato locale, avendo la Regione Campania un piano territoriale, i sistemi territoriali di sviluppo, politiche coerenti, così come la Commissione europea sta chiedendo ai Stati membri.